E benvenuti, ecco un altro video che non c'era bisogno che uscisse, ma esce. Cos'è successo? Si è bloccato tutto. Perché si è bloccato tutto? L'hai visto nel titolo. Fatto sta, io stavo bello e buono, accendo il mio Proxmox e non va. E come mai non va? Non funziona né l'interfaccia grafica, questo sistema non si avvia perché questo sistema dipende da Proxmox. Cosa succede? Spero di spiegartelo. Ad un certo punto faccio un df-h solito per vedere come stiamo messi e già ancora adesso non va bene sta cosa. Ho una partizione root al 100%. Ho una partizione di root al 100%. Quindi anche adesso in teoria è sbagliato perché non deve essere al 100%, deve essere un attimo available. Quindi andiamo ad indagare perché io ce l'ho al 100%. Al 100% il sistema si potrebbe bloccare. Non si è bloccato adesso, sarà un caso. Andiamo a vedere perché la prima cosa che ho incolpato, quindi me ne vado in root, faccio un ls e vedo che questo qui è un collegamento, quindi non è. Potrei aver buttato roba dentro la home. Andiamo a vedere la home e come vedete ci sono solo file di configurazione che io ho sbattuto dentro. Se io faccio do-sh della home, 216k, non è lei. Indaga, indaga, indaga e alla fine cos'è? Cos'era? Cosa sarà? La var. Se vado a fare un do meno sh della var, 89 giga di nuovo 89 giga. Allora, quindi devo risolvere questo problema. Cosa c'è nella var che mi blocca tutto? Ovvio, i log. Cioè, da come vedo qua, saranno backups. Cioè, prima di tutto sono entrato in backup. Ho detto, non è che la cartella backups, che non so, non ho idea di cosa sia. Meno sh di backups, perché proprio come lo scrivo io, un mega non è lei. Andiamo a vedere invece la log, 88 giga di log. Ma chi è che si mette a scrivere su questo computer? Lost and found log, perché non scrive log? Dove sono? CD hard log. Ok, boh, adesso di tutta sta roba, cos'è che consuma? Facciamo ls meno la. Allora, c'è roba qua. Questo consuma. Eccolo qua. 84 giga di syslog. Ieri per farlo partire, dato che dovevo uscire, dovevo fare una cosa, non sono riuscito a farlo. Dovevo. Non si accendeva. Panico totale. Ho cancellato la syslog. L'ho cancellata proprio. Prima ho tentato di fare un backup. Infatti, io tramite SPC ho tentato di fare un backup. Si vede ancora, ho fatto il backup scp, eccolo qua. Ho fatto un backup di questo comando della log, tutta la log su un altro computer, ma ci metteva ore e ore, non c'avevo tempo, dovevo andare, cioè, dovevo già uscire di casa, non potevo rimanere. Ho cancellato tutta la log, la syslog, l'ho cancellato, me ne sono andato. Ho cancellato, si è acceso, ha funzionato, me ne sono andato via con l'anima tranquilla. Si è acceso, anche stamattina si è acceso. Quindi, ok, risolviamo sta cosa, che non è possibile che. Allora, prima di tutto, non è possibile che c'ho un log da un syslog da. Cioè, ma guarda qua, sta generando una marea di errori, una marea di errori, quel maledettissimo TGTG. Ma è possibile sta cosa? E nessuno gli dice niente. E nessuno gli dice niente. Vediamo se finisce con. Ma apt remove tg t via. Yes. Notate, no space left on device. Rm syslog. Via, non ti voglio più vedere. Siamo ancora al 100%, molto probabilmente l'ho messo. Non l'ho eliminato. Syslog l'ho eliminato. Non c'è ancora spazio. Adesso pesa 3 giga.
Facciamo un appetito clean. Niente, c'è ancora un... Aspetta, che si può anche stoppare il servizio. L'ho fatto l'altro giorno. Systemctl. Systemctl. Stop. TGT. Service. Boh, vediamo se il cat va ancora... Vabbè, giustamente, ma non c'è più. Vediamo se stoppato lo riesco a rimuovere. No, facciamo un reboot. Stoppo OBS perché sennò mi si arrabbia. Allora, l'ho riavviato e c'ho un 12% di root, ma secondo me è meglio muoversi. Allora, proviamo a fare invece che la disinstallazione, invece del remove, facciamo uno stop sicuramente, ma facciamo anche un disable. 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 Ok, l'ho disabilitato. Andiamo a vedere di nuovo con cat syslog, però dobbiamo andare in var log syslog. Ok, è ritornato a qualcosa di ammissibile. Ci sono altri TGT disattivato con success. Ok, error. Beh, il resto me lo posso anche. Però non è una roba, come dire. Proviamo a fare un do-sh di questa roba qua. 172k. È un'altra cosa, 172k. Ok, non mi voglio più ritrovare in questa condizione. Vado a trovarmi una guida che mi permetta di dire che il syslog non deve crescere a dismisura. Deve essere cristiano. Un'altra cosa che però. Non ho capito, ma allora. Cioè, gli altri usati 11 giga. Ah, ok, available. Ok, no, no, ci siamo, ci siamo. Non pensavo, avevo letto al contrario. Allora, vado a cercarmi una guida dove il syslog deve diventare cristiano. Allora, questa mi sembra una buona soluzione, ovvero vorrei utilizzare almeno questo. Andiamo a vedere se c'è sul mio sistema. Questa configurazione in vediamo di fare un cat etc systemd journal. Ok, beh, anche qui non è settato nulla di. Comunque, il mio era un problema che scriveva troppo in troppo poco tempo. Quindi proviamo a dargli questi due. Quindi mano, anzi, mano. Allora, dicevamo, andiamo qui. Ah, è tutto commentato. Ah, non mi ero accorto che era tutto commentato. Oh, signore. Tutto commentato. Va bene, quindi possiamo combinare tutti. Rate limit, rate, system max use, eccolo qua. System max use e system keep free, che è esattamente quello che leggevamo qua. System max use. E system keep free. Allora, non può essere sicuramente 100, quindi va bene, ok, quindi system max use e system keep free. Allora, mi deve per forza lasciare sempre 10 giga, 10 giga, cioè non è che mi puoi distruggere così. Max use 20 giga, non so, me ne faccio di 1000 giga. Vediamo se si scrive così. 20 giga. Salvo e riavvio sistema. Ok, dovremmo aver risolto. Video semplice, facile e veloce.